Stavo proprio dicendo a Melissa che una delle maggiori lezioni che abbiamo imparato alla facoltà di legge di Stanford riguarda la moderna diffusione delle cause per avvelenamento da cibo contro facoltosi padroni di casa. In effetti, se uno volesse, potrebbe mandarci avanti uno studio legale senza quasi bisogno di fare altro. Come sta andando la festa stasera? E CDS, signore, come va questo pomeriggio? Benone, allora ecco un pacco per lei. E va bene, la prendo. Però sono molto arrabbiato, capito? Uno arriva in una Porsche... Fumeggiante! È il momento di fare casino! Mi hai beccato, amico! Abbracciami forte, Red. Dì a Rossella che francamente me la infischio. Scusami. E non mi abbraccia? Non abbiamo da mangiare, non abbiamo un lavoro e le teste dei nostri uccelli si staccano! Parcheggio perfetto! Cisca, Shan! Chicago! Fuori, fuori! Avete un altro provino di merda! Ehi, teppistello! Lei non ha mai fatto la 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 e neanche... Lei ha fatto sesso con lei a ogni appuntamento! Lo ammetta! Bugiardo! Se l'è sbattuta in dito il biscotto, le ha srotolato la salsiccia, l'ha riempita come una tacchina il giorno del ringraziamento! Io non so se ci riuscirò a essere come mi vorresti, Max. Ti voglio più bene di qualsiasi cosa al mondo. E tu sai che è tutto vero. Non riuscirei a dirlo se non fosse vero non stasera. Buongiorno! Ah, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Volevo ringraziarvi per essere venuti a vedere il mio film. Avrei voluto che fosse migliore. È così stupido, è orribile, non piace nemmeno a me. Tutti i fatti più importanti della mia vita sono stati cambiati e rimescolati per scopi drammaturgici. Allora? Ho deciso che era giusto tagliare tutte le minchionerie. Adesso il film è molto più corto. Grazie moltissimo. Qualcuno si è messo un po' di profumo? Deve essere in quel periodo del mese. Cazzata, cazzata, battuta mia. Cazzata, cazzata, battuta mia. Battuta mia. Matriciana, carbonara, pasta farò. Devo prendere una pasticca ogni 6 ore, sennò mi sento... strano. Elevata schizofrenia maniacale con rabbia narcisistica involontaria. Vagi clean, eh? Che succede, tesoro? Doppia porzione di formaggio sul taco. Beh, tutti abbiamo i nostri problemi in famiglia. È per questo che a Natale siamo sempre incazzati. Visto? E in un secondo il terrore cresce e lievita dentro il tuo cuore. Negarlo è naturale quando si è davanti alla pura malvagità. Bla 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 bla. Perché hai gettato il diamante blu cuore dell'oceano oltre la ringhiera del Titanic? Ti sei sentita in colpa a lasciare affogare DiCaprio mentre tu galleggiavi sana e salva su quella bella porta? Avevi detto allora vattene, con un tale disprezzo. Aspetta! Non lo so, solo... aspetta. Aspetta, un po'. Ok? Ok? Signor Poe non vuole restare per un piccolo beveraggio, un bicchiere di porto, un decotto, un'altra volta allora! Io sto cercando il dottor Montgomery. Sono qui per assisterlo nelle sue ricerche, è meglio che posso, e rimanere osservatorio. Tu sei il conte Olaf. Perché devi dire una cosa del genere? Io non ho mai conosciuto questa persona chiamata Conte Olaf, ma sono sicuro che se così fosse avrebbe un aspetto e una voce completamente diversi. I ragazzi mi sono strani ed estranei. Io non sono mai stato ragazzo, ma ritengo che essi siano una parte importante dell'ecosistema. Sono stato mosso 4.700 volte, soprattutto in fascia, la gran parte è stata ricostruita, ma io credo che abbiano fatto un gran bel lavoro, a parte che i miei baffi sono un tantino sghempi.
E con Stefano, italiano d'Italia, si conclude questa carrellata di personaggi di Jim dal 94 al 2005, anche se alcuni film li ho saltati e un video che ho fatto molto di fretta perché volevo pubblicarlo per il compleanno di Jim, che era il 17 gennaio, infatti sono andato a memoria con le battute, non ho neanche ricontrollato se erano giuste, ci sono probabilmente degli errorini qua e là, ma poi mi sono accorto che il montaggio richiedeva più tempo del previsto e sono riuscito a finirlo solo per oggi. Quindi tanti auguri in ritardo a Jim Carrey, che ha fatto 59 anni, voleva essere un piccolo omaggio a lui, ma ovviamente anche ai suoi doppiatori italiani, Tonino Accolla, Roberto Pedicini, Pino Quartullo e Stefano Benassi nel Grinch. Ad uno di questi film, non solo ad uno, in realtà mi piacerebbe dedicare un intero un po' di voci, e quest'anno, in occasione del compleanno di Tonino Accolla il 6 aprile, mi piacerebbe farlo su Io, Me e Irene. Fatemi sapere se approvate, io vi ricordo come al solito la maglietta di Pampling che potete avere, come tutte le altre magliette e tutti gli altri prodotti del sito, con il 20% di sconto se usate il mio codice sconto PAGNO28. In descrizione trovate come sempre anche il link per le magliette del canale, e vi ricordo anche che c'è un nuovissimo modo ora per sostenere il canale e i miei progetti, ovvero gli abbonamenti. Ve ne ho parlato nel dettaglio nel video pubblicato prima di questo, intanto vi riassumo che si tratta di 5 livelli di abbonamento, ad ognuno dei quali corrispondono diversi ricompense e vantaggi. Il primo livello è praticamente simbolico perché si parte da 1,99€, ma è ugualmente importante, a voi dà diritto a vedere tutti i prossimi backstage, ad avere accesso al gruppo Telegram, alle dirette quando inizieremo ad essere un numero un po' più consistente, e i vostri nomi compariranno nei ringraziamenti alla fine di ogni video, come accadrà ora. Anzi, siccome la cosa è appena iniziata e gli abbonati per adesso sono solo 5, li voglio dire a voce perché si meritano questo ringraziamento speciale. E abbiamo quindi Mauro Daldosso, Samuele Giordano, Giorgia Pagani, Magic Mask e Matteo Zampese. Grazie, grazie di cuore a tutti voi per avermi subito dato fiducia. Speriamo se ne aggiungeranno altri, perché domani arriva il backstage di Pocahontas Preciclo, un breve video di fuoriscena e bloopers per tutti gli abbonati, quindi dal primo livello in su. Un shikaka a tutti voi.